La transizione digitale e l'accelerazione dei cambiamenti impongono un ripensare per tutte le aziende, per tutti i settori, e come far evolvere le competenze interne delle persone, quindi come si può intervenire attraverso misure che favoriscano non solo l'occupazione ma anche la formazione. Ma allora diciamo che tutte le imprese, tutte le aziende in questo momento stanno cambiando pelle. Oggi c'è una trasformazione in atto, stanno cambiando i sistemi produttivi. E con questo dobbiamo fare i conti. Certamente reskilling e upskilling fanno parte delle azioni che assolutamente dobbiamo mettere in campo, devono essere realizzate, devono far parte anche della cultura generale anche dei lavoratori. Mentre per quanto riguarda Manpower, su cosa si sta lavorando proprio in direzione di quello che dicevamo poco fa? Ma diciamo Manpower in tutti questi anni, se vogliamo, ha concentrato la propria attenzione da un lato sull'aiutare le imprese a capire come evolveranno le professioni, quindi lavorando molto su analisi predittive per capire come queste professioni cambieranno. Dall'altro lato stiamo lavorando moltissimo sull'aspetto della formazione, mettendo assieme imprese, enti di formazione e lavoratori per cercare di costruire le figure che serviranno.